sono piante che hanno più di 100 anni. E qui siamo a San Miniato. Qui siamo a San Miniato e qui tanti anni fa abbiamo scoperto la presenza di questa particolarissima pianta per l'Italia, che è il tempranillo, che conosciamo bene per essere spagnolo. Probabilmente tantissimi anni fa c'è stato questo scambio culturale o questa connessione, probabilmente dovuta al culto cattolico, quindi la via Francigena ha portato qui da noi questa bellissima pianta, che oggi noi possiamo ammirare su piante prefillossera, su piante che ormai hanno superato i 100 anni di età. Più di 100 anni? Più di 100 anni. E che è la via Francigena? È un'antica strada di pellegrinaggi, è un'antica strada di pellegrinaggi che attraversa tutta l'Europa e addirittura raggiunge Gerusalemme, però principalmente veniva usata per raggiungere Roma, per raggiungere il Papa, e le persone arrivavano da tutta Europa, dalla Francia, dal nord della Spagna principalmente, dal sud dell'Inghilterra addirittura, e oggi si collega al Cammino di Santiago, che è la strada di pellegrinaggio più conosciuta del mondo, nel nord della Spagna. E per questo una persona può avere portato una pianta? Molto probabilmente una volta si usava trasportare i semi, non le piante, perché i viaggi duravano tantissimo tempo e allora le piante potevano seccarsi. Allora si portavano tutti i semi di tutte le piante che le persone erano abituate a coltivare, e anche per la vite si faceva così, cioè la vite non si piantava, si seminava. Oggi sappiamo che il seme non ci restituisce il patrimonio genetico completo e identico alla pianta madre, ma un tempo non si sapeva, sì, e non era così importante. Per cui si trasportavano i semi, i vinaccioli nel caso della vigna, e poi potevano essere o usati per iniziare una coltivazione nuova, o in alcuni casi venivano usati come moneta di cambio. Moneta di scambio, sì. Si chiamava il baratto in Italia, per pagare alcuni servizi o anche solamente una notte in una locanda si potevano usare un sacchettino di semi invece che le monete. In questo modo queste cose giravano per l'Europa e in questo caso hanno prodotto questa presenza particolare qui in questa piccola zona della Toscana. Noi siamo a metà strada fra Pisa e Firenze, una zona importante per l'agricoltura e molto bella per il terroir. L'abbiamo scoperto durante una ricerca in collaborazione con l'Università di Firenze, una ricerca che aveva come obiettivo l'individuazione, la selezione dei migliori cloni di Sangiovese e di San Miniato. Durante questo lavoro, con analisi DNA, è emersa la presenza di questa varietà insospettabile, mai conosciuta prima in Italia. Adesso sappiamo che in Toscana, invece, in tempi molto remoti, questo vitigno, queste uve sono state coltivate, soprattutto in questa zona della Toscana, ma non solo San Miniato, anche una zona confinante con San Miniato, e poi pian pianino è stata abbandonata a favore del Sangiovese per la produzione del Chianti, che è il vino più importante e più diffuso in tutta la Toscana. Adesso noi abbiamo in coltivazione nella nostra azienda 5 ettari a Tempranillo, tutti vigneti riprodotti fedelmente con le gemme della vecchia vigna, quindi geneticamente identici, lo stesso identico Tempranillo, però con le uve della vigna vecchia noi facciamo una bottiglia cru. Facciamo una bottiglia separata da tutto il resto, perché una vigna così vecchia è in grado di darci uve di una complessità completamente diversa da un vigneto giovane. E
Poche bottiglie purtroppo, sì. Però la lasciamo a dimostrazione del livello qualitativo che si può raggiungere con queste uve in Toscana. L'altra cosa veramente molto importante per queste piante è il piede originale, cioè qui abbiamo la radice europea, non abbiamo il portinnesto americano, sì, sì, sì. Perché sono precedenti all'epoca dell'attacco della fillossera. Anche questo noi crediamo che sia motivo di un'espressione molto molto vera e molto particolare di queste uve, e infatti stiamo studiando ancora con l'università metodi per poter ricominciare a piantare le nostre viti con la radice originale, evitando però l'attacco della fillossera. X e um E. O que que significa? XE. XE è la pronuncia in dialetto toscano della lettera X, X, che noi in Italia non abbiamo nel nostro alfabeto. L'X da noi è utilizzato per l'incognita, per ciò che non si conosce. Ciò a cui non possiamo dare un nome. E X è stato per tanti anni il codice con cui abbiamo nominato questa pianta prima di sapere che fosse Tempranillo. Allora poi, quando ho dovuto scegliere il nome del vino, ho ideato questo nome perché secondo me rappresenta molto la sua particolarità, la sua esuberanza, il suo stile. X è lo stile del nostro Tempranillo in Toscana. O vinho do dia de hoje é muito especial, que eu estou do lado do Leonardo aqui, Leonardo Becontini, o único tempranilho que existe aqui na Toscana. O vinho tem muita fruta, alguma coisa também de cogumelo. Na boca, tanino bem macio, excelente acidez e persistência, um belo vinho, 90 para ele. Si riconosce l'esuberanza, la frutta, la speziatura del tempranillo, e insieme alla vena acida, alla finezza e all'eleganza portata dalla terra di Toscana. Questa azienda è di proprietà della mia famiglia dal 1954. Questo vino di Tempranillo si vendeva insieme al Sangiovese. Era Sangiovese. Sì. Mio babbo non sapeva che era Tempranillo, e quindi mio babbo ha prodotto Chianti per tutta la sua vita. Il Chianti è un blend dove il Sangiovese è la più alta percentuale, però poi ci sono tutte le piccole percentuali dei vitigni complementari, e questo ne faceva parte. Si chiamava Chianti? Si chiamava Chianti, sì, ah, sì, sì. Si chiamava Chianti. Perché aveva le percentuali del Sangiovese giusto? Esatto, sì. E tutte le uve complementari intorno che definivano il blend. Ma lui non sapeva che questo era Tempranillo, quindi oggi non è possibile. Oggi non è possibile, no. Perché Tempranillo non si può entrare in questo blend. No. Oggi si può, purtroppo,
per la mia filosofia, in Toscana utilizzare anche i vitigni internazionali, si può usare Merlot, Cabernet in piccola percentuale, noi non la usiamo, però si può, il Tempranillo no, il Tempranillo è fuori dal disciplinare del Chianti. La Toscana era tutta divisa fra le grandi famiglie nobili fiorentine o senesi e le grandi proprietà della Chiesa cattolica. E la mia famiglia era una delle famiglie contadine che lavorava alle dipendenze di una di queste grandi famiglie. E vive qui la mia famiglia già dalle metà dell'Ottocento. Però non erano proprietari, erano contadini alle dipendenze, tutta questa area era di proprietà dei Marchesi Ridolfi, una delle grandi famiglie fiorentine. E poi nel 1954 mio nonno è riuscito ad acquistare la proprietà dove già la famiglia lavorava. È iniziata la storia della Beconcini come imprenditrice agricola, come azienda agricola proprietaria. Noi qui abbiamo la produzione naturale e spontanea del tartufo bianco, che è una cosa che non si può coltivare, che si trova solamente spontanea nei boschi, e questo ci dimostra la valenza del terroir, l'importanza, la pulizia del nostro terroir, che poi diventa importante e adatto anche per la viticoltura. Tutte le terre da tartufo sono anche terre da grandi vini rossi. Sì. Questa è la regola in Italia. Faccio due tipi di Chianti, la giovane e la versione riserva, tutti fatti come si facevano una volta. Sì. Molto, molto, molto tradizionali. Il Tempranillo per noi è l'innovazione del vino a San Miniato. Il Chianti è la tradizione. E non ci sono compromessi. L'innovazione può anche avere un'espressione moderna, ma sempre molto molto legata alla nostra terra. La tradizione non scende a compromessi, solo come si faceva una volta. Noi facciamo Chianti ovviamente in massima percentuale da Sangiovese, poi sulla versione giovane usiamo ancora una piccola percentuale di uve bianche di Trebbiano, come si faceva una volta. Il Chianti è il vino quotidiano della Toscana. La versione riserva invece è un vino molto complesso, ancora con una vena acida importante, fatto da Sangiovese con un pochino di canaiolo, senza inquinamenti dall'esterno. Sì. Noi dobbiamo essere fedeli al nostro stile. È una sottozona, sì, è una sottozona. Questa sottozona qual è? È Pisa. Pisa. Pisa, perché noi siamo politicamente adesso in provincia di Pisa. San Miniato è una terra di confine, ha cambiato provincia di appartenenza molte volte nella sua storia, perché siamo proprio sul confine fra Pisa e Firenze. In questo momento, da 70 anni, apparteniamo alla provincia di Pisa. In passato appartenevamo alla provincia di Firenze. Sì, perché il Chianti è prodotto su 5 province, quindi ha bisogno di identificare il Chianti in funzione della provenienza delle uve. Quindi c'è Arezzo, c'è Siena, c'è Firenze, c'è Pistoia e c'è Pisa. Dopodiché all'interno di queste province ci sono anche delle sottozone molto peculiari, alcune più montane, alcune più pianeggianti, quindi il Chianti è diviso un pochino come si fa anche a Bordeaux, no? Sì. Nelle sottozone, cioè zone più piccole che identificano meglio la provenienza e lo stile di quelle uve. E qual è la principale identità di questa sottozona di Pisa? Allora, questa è caratterizzata principalmente dal suo particolarissimo terreno. Allora, questo è un ex fondale marino di 3 milioni di anni fa. Questa è argilla bianca pliocenica, molto molto calcarea e molto salata. Questa è la sua principale caratteristica. Il terreno influenza tantissimo le uve.
la vigna, la vite, sappiamo che riesce con le sue radici a catturare i minerali del terreno e qui trova tantissimo calcare e tantissimo sale e questo vuol dire vini anche di struttura ma molto molto bevibili perché il sale e il calcare fluidificano i liquidi. Sì. Inoltre, come possiamo vedere, la dolcezza del clima. Questa è una piccola area che rimane protetta da est e da nord da tutta la catena montuosa degli Appennini che abbiamo qua sopra, qua a nord, ed è completamente aperta al mare. Quindi abbiamo un clima molto dolce. Sì, in inverno fa freddo, ma poi tutto il resto dell'anno, quindi dalla primavera fino all'autunno, abbiamo questo clima con le notti fresche e le giornate calde, che io chiamo dolce, perché è molto molto favorevole all'agricoltura. Fare vin santo, fare vini dolci importanti, quindi vini dolci di livello di vin santo, Sauternes, Tokaj, eccetera, è una cosa molto difficile. Per fare poche bottiglie servono tante uve, sì. Poi devono essere appassite tantissimo, quindi c'è una resa, è uno spreco elevati e quindi se ne fanno sempre una piccola produzione. Il vin santo è un vino molto nobile che ha bisogno di tantissimo tempo, tantissima pazienza e un grande appassimento, una grande concentrazione. Quindi si fanno poche bottiglie ma di altissimo livello. Questa è la regola. Sono bottiglie molto costose, quindi non si può pretendere di venderne tantissime, ma quando si stappa una bottiglia di vin santo si apre il cuore, si apre veramente il cuore. Basta una goccia, basta un piccolo bicchierino che cambia il mondo. Sì. Poco ma buono. E è una missione. È una missione. Perché è una missione. Non lasciare. È una missione perché è uno di quei prodotti unici che nascono solo da poche terre e quindi secondo me è giusto produrlo, è giusto farlo, è giusto continuare in questa missione, però è molto faticoso. Qui si fa il vin santo. Qui si fa il vin santo, sì. Qui si fa il vin santo. Che bello posto. Che bello. Sono botticelle più piccole, le più grandi arrivano a 200 litri, le più piccole anche a 30 litri, piccolette così. E come si fa il vin santo? Com'è la produzione? Allora, la tecnica per la produzione di vin santo è quella tradizionale, quindi si raccolgono le uve alla metà di settembre, uve bianche e uve rosse, e si mettono in appassimento per 4 mesi minimo. Ah, in appassimento? In appassimento, sì, in diversi modi, o piccole cassettine, o l'appeso, ci sono diverse tecniche a seconda delle varietà delle uve. Si lasciano appassire fino a quando non si è ridotto il peso dell'80%. Quindi da 100 kg di uva noi otterremo 20 litri di mosto dolce. Quando abbiamo raggiunto questa concentrazione, prendiamo questo mosto, lo mettiamo qua dentro, in queste piccole botticelle, riempite fino all'80%, quindi non completamente piene, ma fino all'80%, poi si chiudono, sigillate e ce le dimentichiamo per 6-8 anni. 6-8 anni. Là dentro avviene la fermentazione,
avviene la maturazione, avviene l'illimpidimento, fino a quando non decidiamo che il vin santo è pronto e lo portiamo in vetro. La cosa fondamentale per la produzione di vin santo è avere la madre. Cosa è la madre? La madre sono vecchie fondate di vin santo. Dentro ogni botticella si deposita una piccola parte di questa sostanza gelatinosa, questa sostanza formata da antichi lieviti, antichi sedimenti, bucce decomposte che vanno a costituire lo start per la nuova annata del vin santo. Lo stile del vin santo si riproduce di anno in anno così. La vecchia madre di un vin santo di 50 anni fa dà lo stile e l'inizio della fermentazione, quindi lo start fermentativo per la nuova annata di vin santo. Sì. Queste sono la cosa più importante. Senza una madre iniziale è molto più difficile l'inizio della produzione. Io ho avuto la fortuna di ereditare da mio babbo e probabilmente anche da mio nonno delle antiche madri e quindi ho iniziato la mia produzione di vin santo nel 90-92 utilizzando già questa base fondamentale per l'inizio del vin santo. Questa botticella si chiama Caratello. Sì. Il stesso nome del tuo vin? Del mio vin santo, sì. Il tuo vin santo si chiama? Mio vin santo si chiama Caratello, sì. Tradizionalmente era costruita solo con legna di castagno. Adesso utilizziamo una parte di castagno e una parte anche di rovere che conferisce una maggior eleganza, una maggior finezza al vino. Ma un tempo erano solo di castagno. Abbiamo due stili di botte perché produciamo due stili di vino. Sì. Abbiamo la parte innovativa con il tempranillo che viene maturata nelle botti piccole e abbiamo la parte tradizionale del Sangiovese che viene maturata invece nella botte grande in rovere di Slavonia. Quello del cemento? E quello di cemento è un'esperienza nuova, un'esperienza di pochi anni fa. Queste sono botti di cemento al naturale, cioè cemento vivo anche dentro, senza la resinatura, senza la resina epossidica, quindi sono botti in cemento che consentono il passaggio dell'ossigeno e che noi utilizziamo per la maturazione dei vini. Sono botti che lavorano in parte come quelle di legno, per quanto riguarda l'interazione con l'ossigeno, che però sono neutre da un punto di vista aromatico. Quindi hanno la parte di maturazione, ma non la parte del boisé, la parte della cessione degli aromi da parte del legno. È un'esperienza nuova che abbiamo fatto da qualche anno e che è dedicata all'Ixé. Quindi si parla di tempranillo, che in parte viene maturato in rovere francese e in parte viene maturato in cemento naturale. Il vecchio tempranillo? Il vecchio tempranillo ha bisogno delle botti. Questo botte. Sì.